Stefano, che emozione è per te interpretare un autentico genio come Guglielmo Marconi e qual è soprattutto l'aspetto che ti ha colpito di più di lui, che ti ha stupito? Interpretare un genio come Marconi è un'emozione incredibile, cioè intanto riscoprirlo, perché lo conoscevo ma non così bene, perché è uno di quei personaggi che sono molto più noti che conosciuti. E quindi scoprire un uomo che fin dalla più giovane età ha avuto queste intuizioni incredibili sulla trasmissione di dati senza fili, ci ha creduto, ci ha scommesso e ci è riuscito, e che grazie a questa sua grandissima intuizione è diventato sì un imprenditore di successo, ma uno degli uomini più influenti e importanti del pianeta Terra. Questa è una cosa che mi ha colpito tantissimo. E poi ha ricoperto grandissime cariche istituzionali, però sempre scommettendo molto sul talento e sulla gioventù. Ha vinto un Nobel. Cioè, è veramente stata una figura fondamentale del Novecento, fondamentale anche per il nostro presente. Ti è mai capitato di pensare mentre facevi il film a come sarebbe oggi la nostra vita senza i telefoni, che senza Guglielmo Marconi non ci sarebbero stati? Da un lato mi dico che la nostra vita senza telefoni potrebbe essere molto meglio, però sicuramente questa è stata l'evoluzione ulteriore di quello che ha inventato Guglielmo Marconi. Ci sono persone del mondo della telefonia che vanno in processione a Sasso Marconi, alla sua villa, perché quello che ha inventato lui è stata una cosa da zero. Cioè, prima c'era la trasmissione di dati attraverso cavi, ma nessuno credeva, perché la fisica diceva anche il contrario, che si potessero trasmettere dati da una parte all'altra del pianeta senza cavi. Quindi loro dicono, quello che abbiamo fatto noi in seguito è solo un'evoluzione di una cosa che ha scoperto lui. Ma prima non esisteva, dopo Marconi esisteva. In questo film, in questa serie, è molto evidente anche il rapporto tra scienza e politica. Ecco, cosa pensi tu di questo rapporto che anche oggi è molto stretto, molto costante? La scienza deve essere libera? Io credo che la scienza debba essere libera. Marconi era convinto che la scienza dovesse essere libera, che ha bisogno di investimenti pubblici, perché la scienza, per come la interpretava Marconi e per come secondo me è giusto che sia interpretata, può fare un gran bene all'umanità. Ma nel momento in cui invece l'ingerenza politica del potere diventa funzionale, come nel caso di Marconi, alla costruzione di un'arma di distruzione di massa, lui si rifiuta e persevera sulla sua direzione, che è quella invece di una scienza che unisce anziché dividere. Marconi è stato anche membro del Gran Consiglio del Fascismo, però si vede, si evince nel film come cambia idea ad un certo punto di vista. Ecco, secondo te quanto è importante nella vita cambiare idea quando ti accorgi che stai andando in una direzione sbagliata? Cambiare idea credo che sia una delle cose fondamentali dell'esistenza. Cioè, non cambiare idea in base a qualcosa di utilitaristico, ma cambiare idea in base ad una convinzione. Sicuramente Marconi, quando è stato corteggiato da Mussolini per tornare in Italia, è stato affascinato sia dal ruolo importante che gli avrebbero dato, ma anche dal modernismo. Cioè, i politici precedenti erano veramente uomini dell'Ottocento, erano uomini dell'Ottocento che, diciamo, non avevano un'idea rispetto al talento e alla gioventù così forte come ce l'aveva Marconi. Però poi nel momento in cui invece il potere, il regime, comincia a chiedergli delle cose che condizionano la libertà della scienza, Marconi in qualche modo si ribella. Quindi ha fatto benissimo a cambiare idea, e io credo che sia fondamentale cambiare idea se una cosa a un certo punto non ti convince più. Lui l'ha fatto, ne ha pagato sicuramente le conseguenze di queste sue scelte, e io credo che il fatto che oggi non sia abbastanza conosciuto Marconi dipenda anche da quello, cioè ha pagato le conseguenze di aver abbracciato il fascismo. Grazie mille. Grazie a te.